civico una storia di enorme fascino ed è un'altra leva per comprendere il carattere di questa città, che è una grande capitale universale della cultura. Per la prima volta verranno esposte al pubblico, i cittadini di Napoli potranno, e anche i tanti ovviamente speriamo visitatori e viaggiatori che sono in città, potranno prendere visione della corrispondenza autografa fra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin, uno degli ispiratori, dei padri costituenti degli Stati Uniti d'America, della Costituzione americana, in cui appunto tra l'altro si parla di questo diritto alla felicità. E noi proponiamo questo napoletano, questo grande figlio di Napoli, un grande europeo, un grande cosmopolita, come un esempio per i nostri giovani. Filangieri ebbe una vita breve e intensissima, fu anche ai suoi tempi un intellettuale scomodo, dialogava con gli Stati Uniti ma anche con la Russia di allora e sperava tra l'altro per esempio di diventare ambasciatore anche a San Pietroburgo, cosa che la corte però, diciamo, anche allora c'erano, come si dice, camarille, diciamo, che gli impedirono questi riconoscimenti. Quindi una vita molto breve, intensa, e io penso che il diritto alla felicità sia un'idea forte, fortissima anche in questo nostro tempo. Il diritto alla felicità nel senso che per perseguire questo diritto tutti sappiamo che nessuno può essere felice da solo, quindi in qualche modo la felicità personale e la felicità pubblica non possono coincidere. Svelati alla città dei carteggi molto interessanti che segnano un po' la storia di un periodo storico in cui Gaetano Filangieri ha vissuto pienamente. Sia per motivi professionali ma anche di cuore, Napoli ha due grandi pesi: da una parte la spirituale, e ovviamente la massima espressione è San Gennaro, e un'altra intellettuale. E paradossalmente, o non paradossalmente, questo palazzo d'arte esprime tutta quella parte intellettuale rappresentata da Rico, da Della Porta, da Torquato Tasso, da Benedetto Croce, con Filangieri Senior, e la cosa straordinaria è che diventa il cuore di questo omaggio dei monumenti, con l'esposizione di lettere rarissime, ma che stanno a significare anche la forza di questa città, la forza intellettuale di questa città, che ha esportato il pensiero, che ha esportato le azioni, ha esportato anche qualche cosa che appartiene al nuovo mondo, che appartiene al nostro mondo, ed è una cosa secondo me meravigliosa.